Buonasera, buonasera a tutti, allora, eccoci qua. Siamo a un passo dal, da, dall'inizio del nostro Nolo Stream Festival la seconda edizione. Eh, mi scuso subito per lo sfondo. Come vedete è molto elaborato questa sera eh, il pannello verde nella sua crudezza, la sua nudità, ma c'era un problema di, 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 come l'altra volta di, di scatti nella mia nella riproduzione de, del video, per cui era, un po', era diventato un po' complicato. Infatti, ho perso gli ultimi minuti e eh, come vedete, anche lo sfondo. Non l'ho messo al volo, adesso lo metto subito. E spero di risolvere il problema a facendo, perché non ho capito quale sia, uh, quale sia la causa. Uh, spero che voi mi vediate bene, non a scatti, perché l'altra volta era, era veramente fastidioso. Però intanto salutiamo un po' di amici, Cristina Bianciardi, buonasera, anche lei sarà appunto tra i eh, protagonisti del, del festival tra pochi giorni con le sue ricette, Alessandra... Eh, Sciacca Banti, buonasera a tutti Antonella, Iaco Giuliana Concata che saluta tutta la compagnia Antonella, non, non mi vedete? Eh, Antonella dice non ti vedo allora qui il problema ritorna ancora una volta eh, Camran Farad, chiedo conferma se, se, se non mi vedete se, se ci sono problemi di questo tipo non capisco onestamente, non capisco davvero il perché eh, ce la sto mettendo tutta, ve lo, ve lo assicuro ma non, non riesco a capire qual è il problema no, non mi vedete Fantastico, questo è schermo nero ma la voce si sente. Allora facciamo una bella cosa: io mi spengo. Allora faccio, diciamo così, schermo nero ma la voce si sente. Allora in questo modo non ho capito qual è il problema. Allora facciamo una bella cosa: io spengo la videocamera, rimane qui la mia facciaccia e do subito il benvenuto al nostro ospite PageMark, che invece si vede. Come sai, sì, sì, sono... <ride> scusate questo inconveniente, però guarda, ogni, poi bisogna trarre in ogni cosa diciamo, la cosa, diciamo, un aspetto positivo e allora mettiamo direttamente Benjamin in primo, primo piano, anche perché lui l'ospite è importante che, che si veda lui. Da dove, dove, dove che sei? Lo un, nel tuo laboratorio, cioè dietro sì. di un, i tuoi ferri al sì. mestiere. Sì, 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 sono qua nel se settore, diciamo di pittura e quindi io ho questo studio, si chiama Galleria Sonora eh, a, vicino a Piazza del Re di Roma e quindi ci sono dove faccio lavoratori ci sono i miei quadri eh, e ogni tanto organizziamo anche dei concerti di musica, cosiddetto musica da camera po con poche persone, senza amplificazioni eh, pensa che io mh, prima di Covid Puntavo molto su questo discorso che la musica bisogna sentire da vicino, e i musicisti devono essere vicini agli aspettatori Quindi, invece, con COVID proprio eh. è stato. Abbiamo chiuso per due anni, adesso piano piano stiamo ricominciando a organizzare alcuni eventi. E spero che pure tu vieni una volta Magari. da me. Eh, esatto. Magari tra l'altro, insomma, questo mh, lo diciamo in diretta, avuto, avuto dirlo prima. Noi tra l'altro abbiamo un amico in comune. Insomma, che è un tuo diciamo, partner nell'avventura, partner in crime, oh, cioè eh, Stefano Saletti, musicista, giornalista, che, con cui io insomma, ho lavorato diversi anni e so che insomma, avete, spesso siete in tour insieme, vi vedo a distanza. Sì, ah. Stefano, un carissimo amico, insieme a lui, è Nando Citarella, noi abbiamo un trio che si chiama Caffello T. Eh, come sai meglio di me, Pierre Lotti è stato questo francese eh, che più di cento anni fa a Istanbul ha creato questo caffè eh, dove era veramente un punto, un, un, un punto importante per l'incontro tra oriente e occidente, gli intellettuali andavano in questo caffè, eh, ancora è rimasto quell'atmosfera là e, e noi abbiamo per suo onore e del suo nome, insomma, abbiamo chiamato Caffellotti proprio questo progetto, che ormai da sette anni, otto anni, così, stiamo organizzando dei concerti, par parteciamo a diversi festival, eh, nonostante tanti problemi che sappiamo, però è un progetto molto interessante. Con... Io mh, con loro due eh, mi diverto tantissimo e imparo <ride> tanto anche da loro, diciamo, mh, quello che riguarda musica del Mediterraneo e musica eh, quello che riguarda anche Nando, la cultura uh, di Napoli, eh, musica napoletana e eh, eh, mischiamo con musica anche persiana. Certo, intanto qui la nostra che... amica Iaco che dice sono stato a Istanbul al Caffè Loti, quindi, eh. quindi insomma eh, è interessante. Mettere un complimento da Adria Qualche commento più su che dice: Solo, solo beh, ragazzi, questa settimana Giacomo Longhi, che era l'altro ieri, peggio. Man oggi quindi <ride> è stato importante, molto <ride> ov 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 ovviamente. Se il, il pubblico gradisce tutto questo, ovviamente insomma l'occhio vuole la sua parte. Allora, peggio. Man, una, una cosa: la tua presentazione un po' della tua storia, cioè tu da, da quando sei in Italia, di dove sei esattamente? Insomma, che l'Iran, poi dire Iran, vuol dire. Tutto e niente, perché insomma è, è un paese talmente vasto. Se ci racconti qualcosa un po' di te del tuo percorso, sì, io vengo da Esfahan, ehm, la città. Tarte, iraniana, una città... Vabbè, tu ormai sei più iraniano. Nesfejan. Più. Ecco, devo <ride> che adesso lanci questo. <ride> esatto. Che significa? Spiegala. La metà del mondo, la metà del mondo. Esfane, la metà del mondo. Quando un tempo esatto. l'altra metà, va detto, era Venezia. Quindi, esatto. insomma, sono queste corrispondenze. Ecco, no, no, noi iraniani, sai, sempre facciamo off, no? Esageriamo. certo. Quindi giustamente Esfan era... No, no, a parte scherzi, all'epoca di Safavi, diciamo Safavi della dinastia, parliamo del di, di, 500-600, e, e lì Esfan veramente era bella e ci sono dei studiosi italiani che quando sono andati dei turisti uh, che andavano a Esfan, ancora ci sono questi racconti. Sì, uh, sì. Esatto. Beh, ma eh, guarda secondo me io ti dico la prima volta che vidi Esfano oramai quasi vent'anni fa rimasi eh, scioccato perché dicevo ma come fa cioè come è possibile che tantissime persone non conoscano questa città perché eh. a parte che è una bellezza incredibile adesso insomma no, 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 non per fare io taro però è veramente secondo me è una... per me è, è, è il posto più bello No, 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 hai ragione. Guarda, io mh, mh, ogni volta mi, mi chiedo pure a me stesso, Al alcuni amici italiani quando vengono con me veramente mi dicono questa cosa, perché è una città, mh, da qualche punto di vista, veramente poco conosciuto mh, nel mondo, anche perché vabbè dopo la rivoluzione islamica, mh, eh, non so se dire per fortuna o pur, purtroppo, che mm -hmm. il turismo in Iran è diminuito tanto, certo. per diversi motivi politici che sappiamo, eh, però Iran comunque adesso è un paese mh, tranquillo, nel senso gli amici che quando venivano con me, eh, mi ricordo che uno dei miei amici italiani diceva, io manco ho visto un soldato per, per le strade. È vero, è vero. Cioè, vedo più esatto soldati con l'arma magari qua negli aer aeroporti eh, in Iran non ho visto nessun non ho nessun, pastaran, nessun eh, soldato con diciamo con l'arma in mano e eh, eh, con gli armi in mano e quindi um, e da questo punto di vista Iran è veramente tranquillo io dico a tutti anni sì cittadini. sì ma, ma in generale poi è una città che come dire a parte a una sua grandezza in tutti i sensi, cioè nel senso che è stata una capitale, quindi importante, ha una sua storia, una ricchezza culturale e poi veramente ha, ha tante cose da vedere. Cioè non è il, il numero di, di turisti che, vanno, che, che, che arrivano in, eh, a Esfano ogni anno, anche negli anni, diciamo, in, anche prima della rivoluzione, credo, sono sempre stati, secondo me, troppo pochi rispetto a quelli che dovrebbero. Da una parte, probabilmente. Eh, Chissà, come dicevi tu, forse ha anche salvato un po' il. Eh, per questo dicevo per fortuna, o per fortuna, non lo so qua, cosa devo dire, perché ancora rimasto. È vero, sì. è vero ancora non comunque... è diventato una città turistica al 100%. per cento. No, 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 no. no. Mm. Cioè, nel senso che per tutto quello che, che avrebbe da offrire eh, molti altri posti. Diciamo del Mediterraneo, del, 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 de anche, anche in Europa diciamo occidentale o orientale, sono molto più gettonati. Sono molto più turistici. però secondo me, voglio dire, con tutto il rispetto, eh, però, voglio dire, non hai la ricchezza de, delle cose da, da, da vedere. Parlo soltanto di, di Esfan, non di. lasciando non, stare l'Iran. Quindi, insomma, ci stiamo Ehi, allargando. Sì, per, per non parlare dell'Iran, perché poi vicino a Esfan sai meglio di me. Eh, c'è Kashan, c'è Yazd insomma sono, sì. sono delle città meravigliose, sono eh, bellissime, no, Iran, Ma Kashan, sì, paesi... per esempio, secondo me, ah. è un'altra città incredibile ah, esatto. dove spesso, devo dire, peccato, i, 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 i turisti stanno poco, stanno di passaggio. Ma dormire, per esempio, una, una notte a Kashan, dormire magari in una casa tradizionale, cioè vale il biglietto da solo per un eh. viaggiatore italiano, vale da solo quello, vale il biglietto. Poi, certo. ritornando a Sfan il Museo della Musica di ISFAN eh, sì. è una cosa in cui, in genere, per questioni di tempo, per ragioni così di, di, di cosa, non, non ci si va, ma è interessantissimo invece per scoprire, no? Per scoprire anche sì, sì. una parte importante della cultura iraniana. Comunque, noi stiamo parlando, ma Pasolini nel 75 scriveva probabilmente... Fatto cioè, film, Isfan... Ha fatto un film, ci sono eh, immagini certo. eh. così, sì, sì, sì. sì ha fatto appunto il Fiore delle Mille una notte che tra l'altro faremo presto anche una diretta su Pasolini e l'Iran eh, e, okay. e lui diceva in un articolo una delle città più belle del mondo chissà se e addirittura invece non è la più bella del mondo quindi insomma mm. eh, seppure per me rimane un, un mistero in cui forse siamo pure un po' gelosi noi ce lo teniamo, lo diciamo, chi lo vede rimane, Io lo sì, dire tutte sì. le persone che ci ho portato non ce n'è una che è rimasto deluso anzi mm. eh, Arrivare, arrivare a sfan per me insomma un po è sempre un'emozione particolare. Però ecco, torniamo, torniamo a te. Eh, quindi, insomma, dicete, sì, io nasco in questa città uh, meravigliosa, quindi da, da piccolo mh, sono cresciuto con questo contrasto tra la turchese de, delle cupole no? e delle mm -hmm. ceramiche, con il contrasto con il colore ocra della terra, de, de, diciamo, dei muri delle case, e... Quelle che si vede anche nei, nei, nei miei dipinti. Um, e, però poi, in un certo punto, uh, ho deciso, dopo aver fatto uh, ingegneria di agraria, uh, ah. laureato in ingegneria di agraria, perché in Iran, a quell'epoca, forse ancora è così: tu devi, devi diventare o ingegnere o dottore, o medico, quindi <ride> della famiglia e quindi io ho scelto quello sembrava quello più facile perché ho detto vabbè a me mi piace musica e pittura mi piace però devo essere un ingegnere quindi ho scelto quello che ha qualcosa con la natura no? Invece mm -hmm. erano le lezioni di teoria veramente orrenda e quindi, <ride> quindi io comunque alla fine mi sono laureato e sono andato via dall'Iran, ho fatto l'esame dell'ambasciata italiana a e mi hanno accettato mi ricordo che c'era bellissima con la donna Ferrara, la signora sì, Felicetta, Ferraro, sì. Felicetta Ferrara, che è stato lei a farmi l'esame, che saluto mm. tua anima, che mi ricordo che talmente io, io venivo da Acefan, quindi mentre magari la maggior parte degli studenti venivano da Terra, erano nelle famiglie benestanti perché pagavano magari um, abbastanza bene per... Per, sì. per studiare italiano, io venivo da Estan, quindi comunque era difficile per me, e, mm. e quindi quando sono andato in mezzo di loro, che mi ricordo tutti i ragazzi studenti iraniani che venivano dalle famiglie ricche, e eravamo in fila a entrare nella stanza di, 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 di signora Ferrara che sì. faceva l'esame, <ride> e uscivano, ognuno andava dentro una, e loro erano molto più bravi di me di parlare italiano, io parlavo malissimo. <ride> quindi io ero sicuro che mi bocceranno di sicuro. Quindi vabbè, ho detto sono andato nella stanza e lei mi ha detto in italiano "Ok, le leggimi questo verso". Era un verso, era un, un articolo su Leonardo da Vinci, però io talmente mm. ho letto male, talmente ho parlato male, che a un certo punto lei non mi capiva mentre parlavo italiano. A un certo punto <ride> mi ha detto "Ok, mi farsi", mi ha detto mm. "Ok, basta, 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 basta e Mi ha cominciato a parlare in farsi. Mi ha detto: Ma perché sei qua? Tu non parli bene italiano. Io ho detto: Io sono. Ah, perché vuoi andare in Italia? Allora io ho tirato fuori un, un mio, una, una mia cassetta di musica. Ho detto: Per questo motivo voglio andare in Italia perché sono musicista, ah. voglio andare per l'arte, per la musica. Sono anche un pittore. E lei talmente ha visto il mio entusiasmo che a un certo punto mi dice: Ok, basta, mh, non serve più esame. Io tu sei l'unico che nel momento ti dico che sei ammesso. <ride> però mi devi dare uh, questa promessa: che quando vai adesso finché um, cominci ad andare in Italia, studi di più italiano. Quindi, io quando sono uscito, mi ricordo le facce di altri ragazzi: <ride> io, sì. eh, cioè. esatto, come ho fatto questo? Erano quelli ragazzi che poi, alcuni che venivano delle famiglie, magari. Io mi ricordo che con alcuni loro, quando sono venuti, siamo venuti in Italia, allora loro mi dicevano: Ma eravamo a Firenze, io sono andato a Firenze mm. per studiare all'Accademia dei Belli Arti. E loro mi dicevano: sì. Ma guarda, Pech, ma è tutto vecchio qua, non ci piace. Cioè, io ero così contento, io ero perché già conoscevo Firenze, già conoscevo, non vedevo l'ora di andare a vedere la casa natale di, di Michelangelo. E mi ricordo io arrivo mentre tutti erano preoccupati di andare a trovare un posto per la prima notte. Che arrivano io, che ho fatto? Invece di andare a trovare uno io sono andato a trovare la casa natale di Michelangelo subito. Ah. E l'ho trovato davanti, piangevo come un pazzo. E mi ricordo che la gente che passava ma, mi fermavano, ma che pensavano? Io c'ho qualche problema <ride> esatto. sì. e io non ci credo che sto davanti a casa di Michelangelo, no? È... E Tra l'altro modo... eh, ricordo sempre che, scusami, ti interrompo, si diceva eh. anche che in genere di Espan si diceva fosse la Firenze del Medio Oriente, cioè c'è questo, questo parallelo, no? anche, cioè, alcune cose sono dovute anche a fattori magari così più legali, per cui ricordo che molti architetti eh, iraniani completarono molti anni fa. Gli studi in, 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 a Firenze perché era l'università che riconosceva la laurea degli italiani. Però è bello pensarla anche in come fondo come due città d'arte, due città eh, sì. ricche di storia, abbiano insomma, abbiano questa affinità. È vero, è vero. Infatti, io mi sentivo molto bene a Firenze. Era ero veramente contentissimo. E, e anzi, io cercavo proprio Firenze. non sapevo dove sto andando eh, però poi dopo um, due anni insomma ehm, sono venuto a Roma e mm -hmm. ho continuato a studiare a Roma e fino a questo momento sono rimasto a Roma ho lavorato sempre come musicista più, come pi più che pittore però recentemente ho spinto anche quella parte diciamo della pittura quindi ho dipinto molto di più ho fatto delle mostre e ehm, e eh, Adesso recentemente mh, a, a, ho cominciato anche a studiare a magistrale di etromusicologia. La sapienza ah, ecco, quindi sei, sei non smetti di studiare, insomma, questo insomma è sì, tanto è con Covid bello. si a poco, allora ho detto: vabbè, <ride> mi piace. Beh, sì, in effetti, è, è, è stata una parte, insomma, un questi ultimi due anni sicuramente insomma, hanno, hanno cambiato tutto, però quando tu dicevi appunto dell'importanza del, di suonare di, di ascoltare la musica vicino a chi suona anche, un, come dire, forse anche dei concerti più sostenibili no? cioè pensare anche a piccoli gruppi, di tornare a forme di spettacoli più raccolti questo forse qualche lezione da, da questa esperienza ci potrebbe, eh. ci potrebbe arrivare assolutamente oh, allora il titolo di questa serata io vedo questo problema tecnico che mi sta eh, un po' oh, così affliggendo, però magari mi piacerebbe vedere. Perché io volevo farvi vedere eh, una, una cosa in particolare, nel senso che tu stai, hai realizzato questo, questo lavoro, Non Siamo Sufi, e eh, in modo particolare, mh, stavamo parlando prima, hai, lo stai realizzando con. Con una campagna di crowdfunding anche, anche io, per queste dirette, l'ho usato tra l'altro la stessa piattaforma, Produzioni dal Basso, perché è, è, mi sembra una, una, una piattaforma seria e, e anche visibile, anche legata a un certo contesto. Tra l'altro, adesso facciamo vedere il progetto. Mentre Cameron dice un'altra particolarità dell'anticonforendum di Sfan è avere il sud della città. La Parte più benestante al contrario di tutte le altre città, con il nord della città, la parte bene, ecco qui. Una... Tu in che zona sei di, di, di originario, di diciamo centro, centro. proprio centro, centro di Ispan, vicino Maidan eh, Maidan o Naksejan. Mamma mia, mamma mia, nato proprio, infatti, Fattano. in mia infanzia camminavo, nel... Conosco benissimo quella zona, quindi quando vado lì, vado nei posti, ancora scopro dei, dei, dei posti particolari. allora io la prima volta che ci andai, Insomma, ero rimasto proprio e è, è lì che mi sono innamorato dell'Iran, perché insomma, è una città fantastica. Poi mh, nei viaggi successivi mh, andavo per ragioni anche pratiche, soprattutto a Teheran, quindi a s non c'ero tornato per qualche anno. Quando ci sono ritornato, mi ha fatto questa sensazione incredibile di, come dire, di ricordarmi tutto, cioè di ricordare tutte le strade, eh, girare a piedi. Però è stata un'emozione incredibile. Adesso devo dire che se dovessi andare in Iran e non andare a ISFAN, sarebbe insomma, sarebbe dura perché, certo. <ride> intanto, Federica Bertolino dice un CD spettacolare. Ecco, allora vediamo di cosa, di cosa stiamo parlando perché questo è il, il progetto. Io adesso aggiungo, cerco di condividere la. La, 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 la pagina di, del progetto su Produzioni dal basso eh, ci parli tu ci spieghi un attimo poi vediamo anche il video però um, sì. di cosa allora, si tratta ehm, io tutti questi anni io mi ricordo quando sono venuto in Italia quando suonavo spesso io facevo musica persiana però qualcuno mi chiedeva tra pubblico italiano che eh, mi parlavano sempre del sufismo Mm. Eh, come se fosse loro cercavano un legame tra musica persiana e il sufismo, mentre noi in Iran ehm, per noi non c'entrava nulla musica mistica persiana con il sufismo, quindi ehm, per noi erano due cose diverse. Uh, però poi io piano piano ho, ho capito perché mi facevano questa domanda, perché mh, quelle persone dalla musica persiana cercavano la spiritualità che c'è nella musica persiana. La spiritualità con l'Occidente, subito c'è un'avvicinanza, diciamo, con la cultura, diciamo, della Chiesa, no? Eh, sì. Mentre la spiritualità, quella, quella che parla Rumi, quella che parla Hafez, dei, questi grandi poeti mistici, è una spiritualità mondiale, non c'entra nulla con religione, magari deriva da qualche religione, però poi va oltre, guarda oltre. È più un concetto universale. E che cos'è l'amore? Che parlano spesso dell'amore. Allora io piano piano ho cominciato a studiare bene. Um questo rapporto tra che cos'è il sufismo e il rapporto con la spiritualità persiana, poi ho scoperto che sì, è vero, i tanti, tanti grandi sufi persiani in realtà eh, poi dopo nel loro percorso si sono, sono allontanati un pochino dal sufismo, non perché erano contrari del sufismo, anzi perché hanno cominciato con la parte spirituale dell'Islam. Ovvero il sufismo, però poi piano piano hanno trovato altri confini. Come mai, um, ad esempio, il grande maestro Shahjarian, eh, maestro sì. cantante nazionale iraniano, in un'intervista dice una cosa interessante: parla di Rumi e, e parla quando sta in Turchia e dice che io vede che um, i, gli amici turchi hanno creato un mosleeu. Per, per eh, un santuario, scusami, un santuario sì. per Rumi. Eh, Rumi non voleva essere un santo. Eh, noi, in, in Iran, queste sono parole di Shajir, Noi, in Iran, per noi, Rumi è un mistico e basta, è un poeta di grande sì. livello. Non è un sufi, né, non è un santo. Magari lasciamo, anche perché c'è questo detto che un sufi non direbbe mai che io sono un sufi, se non da quel momento non è più un sufi, no? deve farsi vedere che è un sufi. È, è un argomento complicato però io con questo disco volevo dare questo messaggio di questi poeti soprattutto uno dei motivi che si, si, ho chiamato anche se è un nome provocatorio è che non siamo sufi un po' messaggio di questi poeti che loro um, non perché il sufismo non è una cosa bella anzi io amo il sufismo eh, però loro non volevano darsi un'etichetta un ecco um, Figuriamoci, lo, Rumi una poesia dice: Io non sono né ebreo, parlo con gli altri musulmani. Dice, oh musulmani, sì. io non mi sento né ebreo, né cristiano, né musulmano. in so. religione senza religione. Quindi. Non mh, so né dell'Oriente né dell'Occidente di esatto, esatto, è una poesia famosa. E, e noi lì capiamo benissimo questo concetto che. Um, non volevano fare pubblicità per nessun tipo di religione o anche filosofia, pensiero filosofico, perché quello è uno dei problemi di, attuali che noi stiamo vivendo, è che siamo sempre convinti che la nostra religione eh, è migliore degli altri. O addirittura diciamo, spesso diciamo no, questo non è una religione, questo un, un, è una filosofia. Alla fine pensiamo che quella filosofia è migliore rispetto agli altri. E lì dobbiamo essere un po' attenti eh, di avere rispetto per... Certo. Tutti i pensieri, tutte le religioni del mondo, e, e questo disco in realtà parte da questa idea, però la base è tutta musica persiana. Can canti sono canti, diciamo, dedicati a queste poesie. Io canto insieme con me fanno dei. Dei vocali oppure alcuni canti, anche eh, Barbara Eramo e Martina Pelosi, che sono due bravissime cantanti italiane. Nel gruppo sono, maggior parte sono italiani, uh, anzi, tutti sono italiani perché mh, io sempre ho collaborato con gli italiani perché penso che non è che Uh, solamente noi dobbiamo imparare musica italiana, e cultura italiana, anche se sono italiani che si devono avvicinare e, certo. e loro, in qualche modo, esatto, questi musicisti interpretano non necessariamente musica persiana, um, ma, ma um, con loro interpretazione, però insieme funziona, arriva un linguaggio uh, nuovo. Um, gli strumenti sono tutti gli strumenti antichi quindi tra Ud, Tar, Tar, Santur, c'è un Massimiliano Barbalice che suona Santur, poi c'è Renato Vecchio che suona Duduk che è uno strumento armeno, comunque con confini dell'Iran, poi c'è Simone Pulvane che suona eh, strumenti a percussioni eh, tra Dumbak e, e diversi DAF, e poi c'è il maestro eh, Luigi Polsini che è un grande esperto di musica eh, barocca e medievale che suona Viola da gamba. Che anche quello faceva parte di alcuni strumenti persiani di una volta. E quindi c'è questo rapporto mh, tra questi musicisti e, e con la poesia che cantiamo in, in farsi. Però, nel libretto del disco, mh, abbiamo cercato con la casa Squilibri, la casa di Squilibri, che mh, sono stati veramente bravi. Hanno fatto questo bel progetto, che eh, c'è questo eh, libretto ehm, che ci sono. A parte che ci sono le poesie, tutte tradotte in italiano, però ci mm -hmm. sono anche le immagini dei de, miei quadri. Eh, quindi, un bel libro, no, i colori di Sfan, comunque con di Sfan. Io ricordo, eh, a, insomma, gli amici che ci stanno seguendo che. Il, cioè sostenere la, uh, questo progetto significa acquistare anche eh, il disco e il libro, quindi a questa pagina che adesso io, eh, che vedete nei commenti e che adesso sto mandando in sovrimpressione quando si sveglia qua il sistema che eh, non, non ho capito perché ha deciso di, di mollarmi sul più bello, però eh, ci sono varie possibilità, no? eh, facciamolo rivedere, così magari è anche più, più chiaro per, per chi volesse eh, acquistarlo. Eh, nel senso che con le varie opzioni si possono, eh, si possono comprare il, il CD o, il, eh, o comunque versione digitale no? del, del disco, e il libro in versione digitale e in versione cartacea. Quindi, insomma, con, con varie... Fasce di, di contributo: disco e libro fisico e digitale. Per 30 euro si riceve a casa, compresa la spedizione. Il disco e il libro fisico e, e digitale, immagino. C'è scritto quindi anche il file. Immagino con 50 euro due dischi e due libri e via dicendo. Tra l'altro, c'è una cosa bellissima. Anche proprio con 100 euro la videochiamata dove racconti la storia della realizzazione di questo progetto e, e la possibilità di ascoltare alcuni strumenti utilizzati in questo progetto. suonati da me. Questa, secondo me, è bellissima come, come idea più a seguire anche un concerto, un dipinto originale eccetera 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 quindi insomma sta avendo un suo successo vedo insomma che comunque sia arrivato a un, un discreto eh, diciamo una discreta quota anche se insomma ne manca un po' cerchiamo di contribuire anche noi stasera sì, ma in realtà poi, sai, questi siti diciamo di crowdfunding, a parte che adesso sono tanti, tantissimi artisti sì. utilizzano perché non c'è un'altra strada. Perché sappiamo bene che noi musicisti, la maggior parte dei non musicisti non è che abbiamo degli aiuti, e quindi anzi, la maggior parte delle case discografiche anche loro fanno fatica perché sì. i dischi non si vendono più eh, lettori di dischi non ci sono una volta io ero contento di comprare un disco e ascoltare eh, nella macchina An manco quello quindi uh, nelle macchine non ci sono lettori di dischi allora mh, tutti insieme stiamo soffrendo in questo momento e, mh, però l'idea di creare infatti con, con Mimo Ferraro che parlavo del de, de, di squilibri abbiamo deciso di mi piaceva ho visto alcune produzioni che hanno fatto loro mi piace tanto perché loro proprio utilizzano questa forma di, di un libro con disco uh -huh. in è un libro che concede, a me questo concetto mi è piaciuto tanto almeno creare un oggetto d'arte che poi dentro c'è anche il disco poi magari forma digitale si può pure mandare e, mh, e io non ho fatto tanto pubblicità di crowdfunding ancora perché è un po francamente devo dire che per me è un po' difficile mm. no ti capisco ti sì, capisco io pure sì. quando l'ho fatto per me che facevo altro eh, però sembra quasi che uno chieda eh non nonostante che carità, comunque tu... Però che chieda, eh, invece tu stai facendo il tuo lavoro cioè sì. stai, stai mettendo la tua arte insomma dal tuo lavoro, anche la tua fatica perché poi dietro a un, a un libro, a un disco a qualsiasi opera di questo tipo c'è un lavoro che non è che è un lavoro di anni, c'è tutta la tua storia, quindi è... certo. Sì, ti capisco. No, meno male che c'è una fascia degli amici, delle persone che veramente sono bellissime, quindi aiutano. Io, io dico sempre, senza di loro, noi, io magari tornavo in Iran anche volendo, perché io qua continuo a andare avanti perché siccome faccio musicista e pittore da professionista quindi non ho un altro lavoro non ho un altro mm. stipendio quindi comunque devo contare su quello e, e sulla partecipazione degli amici sulla partecipazione della gente a comprare dei dischi perché il fonte del guadagno nostro tanti altri musicisti come noi è solo quello e, e devo dire che se non era per maggior parte della gente carina che ci segue Um, veramente era difficile, la situazione era molto più difficile, quindi um, nonostante tutta la situazione difficile, um, io non, non mi stancherò mai di ringraziare gli amici che partecipano nei concerti e, e aiutano. Ecco. Sì, perché il mondo della musica, questo io tra l'altro sai che ho... ho... Ho un figlio che, che vuole fare questo, cioè studia da musicista. Quindi eh, come dire, lo sto preparando a una realtà che non sarà facilissima. Eh, esatto. lui suona, suona la batteria. Quindi... Però una volta mi ricordo quando i musicisti eh, guadagnavano con i diritti d'autore, quando c'erano i dischi, come dicevi certo. tu. Io gli dico sempre: Guarda che era famoso perché la famiglia di Domenico Modugno, ovviamente grande artista, potevano vivere soltanto con i diritti d'autore di volare. <ride> Ci sarebbero bastati quelli guadagnati non mi ricordo quanto ogni anno perché potevano vivere tutti bene oggi questo è impossibile cioè perché con, con il digitale con, con la fine dei dischi eh. tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni poi non, non, solo, non solo ora è, chiaramente diventa un'altra cosa quindi i concerti sono, sono, sono fondamentali con la realtà degli ultimi due anni c'è stata la tempesta perfetta perché i dischi sono... Abbiamo detto il problema, i concerti non si potevano fare, per cui veramente esatto. è, è stato un terremoto. Però ecco, adesso cerchiamo... Ma, di... Ad esempio è stato buffissimo, proprio io rido sopra perché noi dopo due anni, adesso che uh, la situazione pan pandemica non sta abbassando, allora io ho detto, vabbè, uh, ricominciamo a fare concerti in galleria sonora. Appena ho deciso, ha cominciato a risalire, diciamo, la pandemia, no, è successo no. pure una bella guerra. Capito? Quindi no. è, è tutto. Però noi andiamo avanti. Noi, no, ma noi... certo. Ma non sai, dire, con la mascherina in fondo, voglio dire, eh, si può no. fare. Insomma. qui, tanto il nostro amico Farad <coughs> dice la prima canzone in collaborazione di italiani italiani realizzata sottoscritta sottoscritto come autore del testo con due cantanti diversi, potete trovare sul mio profilo di YouTube, Farad Bassami impaziente, e impaziente 2, beh la cercheremo Farad se faccio metti il link magari la, la sentiremo volentieri io eh. se sei d'accordo invece perché, vorrei far vedere ai nostri amici il, i due video di cui ti parlavo eh, speriamo che non si vedano malissimo, cioè a scatti purtroppo, però la, la musica si sentirà cioè insomma l'audio si dovrebbe sentire bene quindi non dovrebbe essere un problema Così, insomma, ci sono due, due momenti diversi. Mi piacerebbe farli vedere. Ci... Ecco qua, lo aggiungo allo streaming. Sperando che non ci faccia soffrire troppo. Questa sera, eh, eccolo qua. Il sufismo, in un modo molto semplice, è una delle tante vie che alcuni esseri umani seguono dare un senso alla loro vita soprattutto nei paesi musulmani a tanti seguaci ci sono rituali e pratiche specifiche di confraternite sufi diverse tra di loro conosciamo tanti poeti e personaggi sufi nella storia ma tanti durante il loro cammino spirituale si sono allontanati dal sufismo, non perché erano contrari, ma perché non volevano appartenere ad alcun gruppo filosofico, religioso, con pratiche già stabilite. Hanno cominciato un percorso personale, scegliendo la via dell'arte, suonavano, scrivevano poesie, dipingevano. Danzavano e alla fine hanno lasciato un patrimonio grande di bellezza e amore. Questo è un progetto dedicato al loro percorso, perché la loro religione, come diceva Rumi, era l'amore. Piace come al solito di questo problema tecnico, però sulla pagina che il link che ho messo potete vederlo ovviamente in, 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 una, diciamo, in una condizione normale, eh, oltre che appunto vedere tutti i dettagli del progetto. Come vi dicevo, sai mentre riascoltavo queste due parole. Tanto c'è una domanda di Adria che chiede: In quale deserto è stato girato il video? Sì, si chiama Varzanè, vicino quasi 100 km ovest del est dell'Espan. Qui non è ancora il deserto di Lut, però... È, no, 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 Lut è molto no, più lontano, più invece noi sì, sì, sì. questo, esatto, Varsanè, sì. si chiama Varsanè, un paesino che è vicino, c'è questo deserto eh, meraviglioso. È incredibile comunque, anche l'Iran, poi c'è il fatto di... di la, la natura dell'Iran è una cosa veramente incredibile, perché... Sì, perché... Con 100 km vai ovest dei Spanari, esatto. eh, la montagna con la neve, e dall'altra esatto. parte, andando verso il centro dell'Iran, trovi il deserto anche sai per esempio parlavamo pochi giorni fa di, del film eh, che è uscito nelle sale adesso in Italia da poco che è Il male non esiste eh, di Rasoulouf e oltre all'ambientazione sono quattro storie diverse ma ci sono anche delle immagini dell'Iran che hanno sorpreso tanti italiani perché una parte credo che sia girata eh, su, su nel nord quindi il, il Masandaran credo che sia quindi vedere questa giangal questa questi boschi no? questi piovosi molti italiani sono rimasti sorpresi perché sembra il nord Europa cioè, è, cioè, non è girato in Iran No, no, no quello è l'Iran con, con sì. quelle, quelle case fantastiche quindi è, è anche dal punto di vista della, della natura è, è enorme il il, come dire, il rapporto no? tu parlavi appunto del contrasto tra il turchese e l'ocra eh, in cui sei cresciuto e, e in effetti chi ha eh, in mente Sfane magari ce l'ha mente anche quando ancora il fiume aveva l'acqua, diciamo la verità <ride> io ho fatto tante proteste <ride> ho fatto dei video musicali mannaggia su, su Road, in mezzo dove non c'è l'acqua però purtroppo anche bisogna accettare che c'è un momento, non è un fattore solamente politico, anche se c'è seccità assurda che c'è in questo momento in Iran, per colpa di, di tutti noi esseri umani, perché se un parte del mondo è secco, non è colpa di, della politica. Solo dire, certo. Esatto. Magari bisogna vedere anche in Amazzonia che sta succedendo. o, o Ma, in altri paesi eh, Anche da tutti. noi, eh. Anche da Europa, noi perché... abbiamo il po', che è, che è in siccità eh, estrema, claro. ora ovviamente non, non è un paese desertico, no, ancora no, an non ancora, ma eh, comunque eh, quest'estate se continua sì. così, saranno veramente problemi in Italia. Perché è il lago Bracciano, non, non piove mai, cioè, quest'anno non ha piovuto mai, noi abbiamo un, dei cambiamenti climatici che, che anche lì chi nega, non so cosa, che memoria abbia, perché eh, oggettivamente abbiamo un clima che è, che è impazzito, e è un po' come sembra A volte sembra che il pianeta ci stia mandando dei segnali sempre più chiari: insomma, che, che non ne può più, eh, però noi continuiamo. Eh, mi sembra che non, non, non capiamo molto questa storia. Sì, sì, purtroppo sì, purtroppo, ancora c'è tanta gente che è convinta. È convinta che eh. noi comunque non facciamo nulla e questo è stato il periodo di che doveva succedere. Vabbè, non. Sappiamo, però sicuramente anche noi stiamo dando una buona mano a quell'azione. In in diciamo, eh. Mentre parlavi, vedevo il video, mi veniva in mente questo, a proposito anche del titolo, sì. eh, che forse questo equivoco no, sul sufismo o questa falsa passione diciamo, degli occidentali per il sufismo è un po' uno, anche questo un luogo comune. Eh, sì. Come esistono luoghi comuni negativi, ci sono luoghi comuni positivi. Quindi, tutto quello che magari eh, noi crediamo che della cultura che viene da alcuni paesi possa essere affascinante o bello, o come dire, ehm, caratterizzato anche da un grande umanismo, no? cioè, da un grande umanesimo, cioè da una, da una grandissima somiglianza con la parte migliore forse della nostra storia. Come italiani, allora diventa sufismo, Cioè, perché cioè altrimenti un, 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 un musulmano buono non sufi non, non ci può essere. È un po', può essere questo anche l'equivoco. Ma è vero, è vero. Per me, un musulmano buono può essere anche un sufi, cioè, o, o è anche il contrario, nel senso, un buon cristiano può essere per me un sufi, nel senso è un discorso talmente complicato. Che non possiamo dare del, delle identità. Uh, alcuni mh, orientali criticano l'occidentale e dicono: Ma, ma voi non, non ci capite, ecco, magari mm. subito avete, siete diventati dei mistici senza mm. uh, aver capito. Ma è un discorso molto complicato. Guarda, io all'inizio spesso discutevo, però alla fine non, non discuto più su questi argomenti perché sono le cose molto personali però di una cosa sono molto sicuro che per fare qualsiasi cosa bisogna avere un, la conoscenza, nel senso se uh, una persona dopo un anno o due anni di fare seminari oppure passione per un, qualsiasi tipo di disciplina si sente un sufi oppure un buddista eh, oppure un maestro di yoga oppure c'è qualcosa che non va, perché ci sono delle discipline che minimo minimo 10-15 anni della tua vita, lo devi fare, delle pratiche, per poter poi parlare per capire che cos'è. Quindi, magari mh, noi vediamo anche nel settore diciamo delle danze, dell'arte, purtroppo spesso gli occidentali non vanno a studiare bene eh, eh, gli arti, diciamo, e la cultura dell'Oriente, eh, per poi poter. Eh, Esibirsi qua. Ti faccio sì. un esempio. Ad esempio, io spesso vedo che alcuni miei colleghi occidentali comprano uno strumento orientale senza conoscerlo bene, quello strumento musicale, cominciano a utilizzarlo con le tecniche sbagliate. E io, non, io non dico che non va bene questa cosa, va benissimo perché mm. nessuno può decidere che tu, uno strumento musicale è patrimonio mondiale. Però, certo. mh, tutti possono utilizzarlo, però faccio un esempio: come se fosse io, porto un pianoforte da qua in Iran, mm -hmm. e ne diciamo che magari porto 100-150 anni fa, tanto è successo anche questa cosa, e lo sono così: tac, 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 <ride> E tutti impazziscono perché dicono che bel suono, che bel suono, però finisce là, che bel suono. Non hanno visto la tecnica di sviluppo della bellezza del pianoforte nell'Occidente. Certo, certo. La stessa cosa succede qua. Noi spesso vediamo che gli amici occidentali, che bellezza, che bellezza, però non hanno visto la, la, la vera, no? E, e, e ormai, grazie a, a, ai social, eh, si può vedere tutto velocemente. Però, comunque, ancora c'è questa cosa che alcune persone, ma non dico solamente occidentale, anche da noi è pieno, quindi magari fanno due o tre viaggi nell'Occidente e va per ah, tornare vai, lì, certo. ma... Esatto, fanno dei seminari sull'Occidente. Io quello che dico, bisogna avere. Io dopo vent'anni che ormai sono qua e che ho. Ho viaggiato forse tutta l'Italia, ancora non so niente dell'Italia, ancora devo studiare tanto, tanto, tanto. E, mh, e ci sono degli argomenti che veramente bisogna studiare tanto prima di, di cominciare a parlare. Purtroppo nei social, nei, nei, diciamo, Sì, nei ma sai, oramai beh. siamo tutti esperti di tutto. Io esatto, sento delle vediamo, cose. No? No? quando una volta eh, mi invitarono, dovevano invitarmi in una radio per parlare di Siria no guarda, forse c'è un equivoco io non ho la Siria Beh, però tu conosci un po' il Mediterraneo no guarda a me se, se mi chiama chiami dell'Iran forse qualcosa vi posso dire però ecco, insomma se mi prepara ma la Siria no ma non è che <ride> parliamo di tutto cioè vieni e uno può sapere io, uno sa come diceva mi piace tanto non so se tu hai visto l'ultimo film di Sorrentino la, è stata la mano di Dio sì, quando sì, lui le, che poi è, è il regista Antonio Capuano gli dice io tre quattro, quattro, quattro tre quattro cose ho da dire, cioè, non è che, che pure la creatività è un falso mito. Cioè, io ho quei temi, quelle cose che sono mie, ma ce ne ho tre quattro. Non è che posso parlare certo. dell'universo mondo, <ride> ma è verissimo. Poi insomma, non, non, non sarebbe, una, sarebbe una forzatura, certo. se mi permetti, per me, anche se. Il rispetto, il rispetto, per tutte le esatto. cose esatto, anche, anche no. quando quando tu vai a mangiare un cibo che non non dire subito che no fa schifo però non mi piace. Noi spesso critichiamo cibo degli altri gusti dei popoli, decidiamo subito con un altro popolo che mangiano bene o mangiano male. Ma siamo sicuri che se un popolo è che noi pensiamo che mangiano male, ma mica sono scemi di mangiare male. No, infatti. Ecco, quindi bisogna un po' mh, prima di scrivere delle cose, delle nostre opinioni, pensarci un attimino, vediamo se è vero o no, ecco. Sì, 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 ma questo è... e poi come dicevi tu beh tu insomma ti sei appunto riscritto all'università secondo me è fondamentale continuare a studiare cioè continuare a imparare non, Guarda, non, io non più si studio, studio scopro che so pochissimo più studio e eh, vedo questi professori all'università persone modeste che sanno tanto tanto più sai più sei modesto cioè, uh, è, è bellissimo perché veramente studiare non finisce mai è vero, è vero. Sono che sicuro che quelli che studiano vero. tanto, quelli che mh, veramente sono proprio quelli che su Facebook, su social scrivono pure di meno. Scrivono <ride> meno <il> loro. <ride> e sarà così. <ride> sì, 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 ma sai, io ieri sera ho, ho, ho intercettato una discussione sulla guerra e improvvisamente ho scoperto che eh, è un esperto di Russia, un giornalista che non ho mai sentito parlare di politica internazionale, però sai, sono tutti esperti, ha, dice addirittura io ci ho vissuto un po', ma vabbè, è incredibile, cioè Non, non è, poi, poi che significa, cioè, nel senso che anche... Cioè, io sono nato e cresciuto a Roma, ma non è che questo fa di me un esperto della storia romana, cioè, Perto, perché ci certo. non è che se nasco nel DNA o la memoria della storia romana. Okay. Senti, se, se permetti, vediamo un altro video. Purtroppo non si vede benissimo, però anche questo immagini. Poi è un invito a vedere, che questa è un'altra parte, secondo me, bellissima del, del tuo progetto. Eccoci, eh, siamo quasi in chiusura. Ci, ci spieghi un attimo, ovviamente gli sì, io... amici lo vedranno meglio, ma insomma... Sì, che poi io, questo video è quasi 4-5 anni fa che avevo barba tutta nera. Eh. <ride> Era prima del Covid. Era prima del Covid. Eh. Esatto, ci, ci, siamo invecchiati sono, tutti. Sono, esatto, sono questi quadri sonori, ehm, perché io ho creato questo tipo di quadro, pittura, si chiama pittura sonora che poi ho scoperto sono, sono il primo che ho fatto questa cosa eh, mm. perché ho cercato tanto sui siti nel senso, la scultura sonora esiste però qualcuno che ha messo proprio le corde su, su pittura pittura piatta che sta su un muro per quanto riguarda sono il primo che ho fatto questa cosa e mm, siccome ci hanno tavola armonica di legno, quindi ci sono delle corde, quindi si può suonare e la gente quando entra nelle mostre io spesso nelle mostre scrivo per favore toccate i quadri mm. e, e, e quindi mh, si suona e mh, chi vuole può, può cantare, oppure abbiamo fatto due o tre mostre dove alcuni amici musicisti venivano e suonavano cantavamo con queste corde tirate e, e quindi è un progetto che Adesso un po' fermo, perché comunque con Covid le mostre anche, beh, hanno sofferto tanto, però spero piano piano riesci, riuscire di, di organizzare qualche altra mostra di pittura sonora. Bene, io, io qui condivido anche l'indirizzo eh, l'URL del tuo sito www.peggmantadion.com, quindi le trovate poi nei commenti e potrete cliccare, quindi insomma leggere di più su di te e il tuo lavoro e poi abbiamo condiviso prima anche la pagina del progetto su Produzioni dal basso, quindi l'invito è a raccogliere tutti questi inviti e a scoprire il tuo lavoro e la tua arte. Peggmant, io no. mi scuso per questo inconveniente tecnico che stasera ci ha un po' rovinato. Almeno personalmente sì. la serata, perché sì, sì. <ride> non no, tanto perché non mi si, si, non si, 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 si vede a me, ma sì. perché avremmo potuto vedere un po' meglio i video certo. che, che avevamo. E sì, però, però. Sì, però. Scatti, però vabbè, non capisco, ma... non, non so perché, guarda, adesso lo dovrò risolvere. Comunque, Antonella è, è un'altra fan. Complimenti, sono anche diverse persone che so che sono artisti, del nostro, del nostro, dei nostri amici, del gente che, che, che ci segue in queste dirette, quindi sono molto contento. Diciamo pure che è una diretta che avrei voluto fare anche molto tempo prima, quindi sicuramente la, la recupereremo e recupereremo il tempo perduto, poi magari speriamo anche di, di fare qualcosa, di vederci pure, visto che siamo insomma, non, non distanti, abbiamo anche... Molti certo. incroci in comune. Finora non è capitato, è stato anche abbastanza strano tutto questo, però insomma. No, anche suggerito. perché io, in Galleria Sonora, sto organizzando degli eventi, dei, dei incontri, uh, incontri mh, tra giornalisti e musicisti. Ad esempio, adesso il 25 marzo c'è un grande suonatore jazzista Gabriele Cohen eh, ah. con Valerio Corsani, ehm, che anche Valerio è anche un giornalista della uh, radio. e Quindi fanno intervista. Bello. Insieme, anche bello. Noi, certo. diciamo, anche il musicista, quindi anche domande del musicista a giornalista, quindi facciamo questo cambio, e magari sarebbe bello anche con te di organizzare delle cose, certo, certo, certo molto volentieri, mandando anche così, lo giro anche ai nostri, ai nostri amici. Non to Leggo un po' di commenti, non li condivido perché grazie per questa bellissima diretta, grazie bellissima, grazie per questa serata, una diretta veramente bella e interessante, grande coin, dice Federica, Beh, insomma, quindi siamo tutti molto contenti. Allora, noi sperando che... di risolvere questi problemi ci vediamo dopodomani eh, con l'inizio di questo Nord Stream Festival, manderò anche a te Pageman qualche link, tra l'altro la domenica avremo un concerto che è realizzato dalla Fondazione Ruda Key. Eh, di Teran, eh, avremo dei file registrati, manderemo musica tradizionale persiana per salutare questo nuovo anno sperando che come dice, porti qualcosa di, di buono ogni tanto qualcosa dovrà pure esserci grazie, buon lavoro a PageMan grazie, grazie ancora veramente a tutti grazie per la pazienza anche per questi problemi PageMan ci salutiamo al volo appena chiudo qui, io mando il conto alla rovescia e poi gli, scusate il conto alla rovescia la sigla di chiusura, scusate, ma questa sera sono un po' corto. Va bene, grazie, grazie ancora, Peggman, grazie a tutti, e a dopo domani, buona serata. Buonasera.